potremmo dire educare con lo sport, anzi si chiama così la, l'evento, il progetto che la provincia di Gorizia ha portato avanti da qualche tempo. All'auditorium via Roma c'è stata, diciamo, l'epilogo, la conclusione con un pienone. Contento, assessore? Ma decisamente sì, diciamo che con l'appuntamento del, appunto dell'evento finale si è concluso un primo, una prima fase soltanto del percorso, quindi un appuntamento che è stato sì un punto d'arrivo ma allo stesso tempo anche un punto di partenza. C'è tanto ancora lavoro da fare e, per cercare di dare una dimensione ancora più territoriale al progetto, quindi un radicamento ancora più forte nelle singole, nei singoli comuni, vedendo protagonisti gli assessori allo sport delle amministrazioni comunali, con chiaramente tutto il mondo sportivo di ciascun territorio. Educare con lo sport non è educare allo sport, una filosofia leggermente diversa. Sì, noi siamo partiti davvero dal presupposto che è necessario promuovere la cultura dell'educazione nell'ambito della pratica sportiva dei più giovani, quindi sport come sicuramente promozione della salute, ma in particolare anche sport come promozione dell'educazione, quindi è un progetto sicuramente indirizzato ai più giovani, ma nel quale veramente i primi ad essere coinvolti sono proprio gli adulti, cioè non insegniamo niente a nessuno, ma semplicemente vogliamo che gli adulti si mettano in discussione, perché tutti andiamo nella medesima direzione. Tra le altre cose, nella serata finale si è firmato un atto molto importante. Sì, è stato il frutto del percorso molto partecipato di questo progetto. Abbiamo siglato assieme a tutte le amministrazioni comunali del territorio un patto di corresponsabilità educativa, un patto di livello provinciale, nel quale appunto oltre degli obiettivi di principio ci sono anche poi degli obiettivi concreti che saranno quelli contenuti nei patti territoriali che le singole amministrazioni comunali poi porteranno avanti. Azioni concrete del tipo fare formazione anche di tipo pedagogico, allenatori e dirigenti sportivi, piuttosto che aprirsi al dialogo tra le realtà presenti sul territorio, quindi non soltanto le istituzioni e il mondo dello sport, ma la scuola e perché no anche gli oratori, e cercare appunto insieme di dare ai nostri ragazzi anche attraverso lo sport le migliori opportunità di crescita. Tra le altre cose, diciamo, come particolarità avete chiesto ai ragazzi qual è la loro figura ideale di allenatore, mi pare. Abbiamo in questo percorso incontrato più di 300-350 persone e alcune di queste erano giovani e giovanissimi, dai 6-7 anni fino ai 14, andando anche in alcune scuole medie e superiori. E l'impressione che veramente ha colpito tutti quanti noi è che i ragazzi, in realtà ragazzi e ragazze, hanno, anche se piccoli, le idee molto chiare, hanno delineato con estrema così chiarezza quella che dovrebbe essere la figura del loro allenatore ideale, della loro società sportiva ideale, e dicendo appunto che sicuramente non vogliono un allenatore amico, vogliono un allenatore anche severo ma giusto, che applichi delle regole condivise e che appunto sia per loro sempre più un punto di riferimento. Abbiamo parlato dei ragazzi e la figura dei genitori in questi incontri? È emerso chiaramente che anche i genitori, similmente agli allenatori e ai dirigenti sportivi, devono anche loro, se convinti, mettersi davvero in discussione, perché hanno, come chiaramente, sono il primo interlocutore dei nostri ragazzi e devono essere loro innanzitutto dei veri esempi di vita.